Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua dal vostro M89 Gamer. Siamo tornati con un video tutorial. Oggi vi voglio portare un video su come creare una webcam overlay avanzata. Perché avanzata? Perché in realtà noi un video così l'abbiamo già fatto e si dà il caso che è il video più visualizzato del canale. Ve lo lascio qua sopra se volete andare a guardare. E ha raggiunto le 50.000 visual, quindi ho deciso di portare un seguito a quel tipo di format lì. Allora, ragazzi, come andremo a fare la nostra overlay? Sto giro faremo un disegno più complicato, ok? Quindi sarà avanzato perché non subito semplice, non come l'altro. L'altro è molto molto basilare. Questo invece riusciremo a tirare fuori veramente una bella overlay. Quindi mi raccomando, seguite tutti i passaggi e se avete bisogno, qua sotto nei commenti scrivetemi pure che tanto vi rispondo. Mi raccomando, pollici in su e ricordatevi che siamo tutti i giorni in live su Twitch. Vi lascio subito al video. Bene, partiamo aprendo un nuovo documento, andando in file, nuovo. Qui ovviamente diamo un titolo e come risoluzione io utilizzerei sempre il solito 1920x1080 e teniamo i 150 dpi. Arrivati a questo punto, ragazzi, abbiamo il nostro rettangolo. Dobbiamo andare a dare delle linee guida, quindi le estrapoliamo tenendo premuto Alt e tirando dai righelli che troviamo in cima al nostro progetto. Ora abbiamo un rettangolo con le nostre croci al centro e andiamo a disegnare la nostra overlay di base. Ok, adesso andiamo a prendere lo strumento forma rettangolo, lo svuotiamo cliccando qui, ecco, su questo disegnino con la barra. Qui invece lo andiamo a riempire con un colore, quello base possiamo scegliere tranquillamente il nero, gli diamo uno spessore. Con questa barrettina qui riusciamo a darlo, ma non è precisissimo. Qua invece possiamo scrivere direttamente, premiamo 20 pixel e poi vediamo. Allora, tiriamo il nostro rettangolo, lo cerchiamo di centrare, vedete che quando è al centro le righe diventano roselline. Poi lo smolliamo appena riusciamo a centrarlo. Esatto. Vediamo che però è un po' troppo stretto, possiamo ancora modificarlo, come vedete. Lo portiamo a magari una trentina di pixel e vediamo com'è. Ok, così già va già meglio. Perfetto, abbiamo il nostro rettangolo centrato. Ora clicchiamo con il tasto destro sul livello e facciamo rasterizza livello, in modo tale che esca dalla modalità forma. Poi con l'azzo andiamo ad aggiungere dei dettagli. Se teniamo premuto Shift, vedete che le linee diventano diagonali e sono precise, non si muovono, e le rette sono rette precise. Quindi andiamo ad aggiungere questo dettaglio sulla nostra overlay e con il pennello nero, possibilmente, andiamo ad aggiungere questo piccolo dettaglio angolare. Ora con la selezione rettangolo andiamo a eliminare le altre parti del nostro disegno che non ci servono per lasciare solo quello in alto a sinistra. Questo qui poi lo raddoppieremo e praticamente lo quadruplicheremo in tutte le parti della nostra overlay. Ma prima andiamo ad aggiungere dei piccoli disegni e dei dettagli, sempre con il nostro lazzo e con il nostro shift che ci fa fare il disegno proprio preciso. Andiamo ad aggiungere questi piccoli rombetti, li facciamo azzurrini. Col pennello andiamo a colorare all'interno, tenendo poi premuto Alt e trascinando andiamo a sdoppiare il nostro disegno. Ora selezioniamo i tre livelli, poi sempre con il nostro trascina più alta andiamo a sdoppiare nuovamente la nostra immagine, la capovolgiamo con rifletti verticale e la portiamo in basso. Ora con i tre livelli selezionati clicchiamo sul simbolino gruppa e abbiamo il primo gruppo, gruppo 1, che è quello in basso. Stessa cosa facciamo per questo altro gruppo qui, quindi andiamo a cliccare il simbolino gruppo ed ecco che abbiamo suddiviso in gruppi la nostra overlay. Ora però dobbiamo andare ad unirla a questo overlay, escludendo i dettagli azzurrini che abbiamo aggiunto agli angoli. Quindi andiamo a nasconderli per ogni gruppo in questo modo, poi con Ctrl, Shift, Alt e E insieme, togliendo anche lo sfondo, andiamo a creare una copia del nostro rettangolo unita. Quindi anziché essere separata è unita in un'unica immagine. Ora andiamo a riaggiungere i dettagli azzurri sopra, in questo momento non si vedranno perché la nostra overlay è sopra di tutto, ma andiamo a richiudere tutti i gruppi, andiamo a spostare sotto in questo modo, eccola qua, e adesso siamo pronti per aggiungere i dettagli di sfondo alla base. Facciamo doppio clic sul nostro livello, apriremo lo stile di livello, eccolo qua. Adesso, allora, qui possiamo dare tantissimi effetti, tra cui la sovrapposizione di sfumatura, ma noi utilizzeremo la sovrapposizione di colore, e andiamo a dare un bel grigio scuro alla nostra base dell'overlay. Non è l'unico effetto che voglio andare, perché
sovrapponendo il colore diamo un bel grigio, ma noi vogliamo dare anche un effetto 3D. Per dare l'effetto 3D, ragazzi, allora intanto mettiamo un doppio sfondo, questo qui bianco, va bene, ce l'abbiamo già, aggiungiamo un livello e andiamo a prendere il secchiellone, questo qua, mettiamo il secchiello, mettiamo un colore nero e andiamo a colorare di nero il nostro sfondo, in modo tale che abbiamo sia il nero che il bianco. Ora rifacciamo doppio clic sul nostro livello overlay e andiamo a cliccare su smussa, effetto rilievo. Allora, a questo punto, ragazzi, qui nei parametri potete fare veramente quello che volete. Sapete che con Photoshop c'è assolutamente la libertà di fare ogni cosa. Io ora imposterò i valori in questo modo, voi potete copiare i miei o altrimenti farvene dei vostri, vedete voi comunque. In ogni caso vi faccio vedere che effetto viene fuori con i miei parametri. Vedete che qui se muovete cambiate un po' tutto quanto il rilievo. Io di solito lo metto leggermente in rilievo, tanto si capisce che comunque è in 3D. E poi, finito tutto, diamo l'ok. Ora andiamo ad aggiungere gli effetti dopo cliccando sul livello dei nostri dettagli azzurri e andiamo a creare l'effetto, diciamo, luminosità. Cliccando quindi, attivando il bagliore esterno, andiamo a regolare tutti i vari parametri per dare un effetto illuminato. Anche qui, se volete, potete copiare i miei. Io in linea di massima vi consiglio di utilizzare sempre come bagliore un colore un po' più chiaro rispetto al colore del nostro dettaglio. Qui il colore del dettaglio è blu, ho usato un azzurrino. Dopodiché andiamo a copiare lo stile di livello cliccando col tasto destro, copia stile di livello, e lo andiamo a portare su tutti i rombetti della nostra overlay, in modo tale che tutti quanti abbiano lo stesso identico stile di livello. Ora, tenendo premuto CTRL, andiamo a cliccare col tasto sinistro sul nostro livello base ed ecco qua che l'abbiamo selezionato. Questa qui è la selezione rapida da livello. Allora, zoomiamo un attimo, creiamo un altro livello dove andremo ad aggiungere un effetto veramente molto figo. L'effetto chiamiamolo LED, quindi sto livello lo chiameremo LED. Ora, con il lazzo andiamo a selezionare, mi raccomando, la funzione tenete l'ultima, questa qui selezionata, mi raccomando, se no non riuscirete a fare questo effetto. Ora andiamo a selezionare, tenendo premuto Shift, la linea drittissima e guardate, voilà, vi verrà selezionato solamente quella porzione di immagine che sarà tra l'overlay e l'esterno. Ora lo andiamo a colorare di azzurro come i nostri dettagli, perfetto. Poi con lo strumento gomma andiamo a sfumare, utilizzando questa gomma qui, andiamo a sfumare un pochino in modo tale che sembri un fascio di luce. Benissimo, ora però andremo a prendere lo stile di livello che abbiamo utilizzato per i dettagli angolari e lo andremo a mettere anche qui, quindi andiamo a prendere, eccolo qua, facciamo tasto destro, copia stile di livello e lo andiamo a incollare nel nostro LED. Perfetto, così anche esso sembrerà un fascio di luce. Ora quello che possiamo fare è copiare tutti i LED e ribaltarli, come abbiamo fatto praticamente per la nostra overlay, andremo a farlo per i fascetti di luce. Copiamo e incolliamo i vari fasci e li posizioniamo in alto e in basso in modo speculare. Benissimo, una volta sistemati i nostri LED, l'overlay è quasi terminata. Rimettiamo la nostra linea guida al centro. Allora, adesso andremo a riselezionare la nostra base. Quindi CTRL più tasto sinistro del mouse nel livello base, selezioniamo la base. E andiamo ad aggiungere qualche effetto fatto con il pennello. Quindi è una cosa molto semplice. Andiamo praticamente a inscurire un pochino i grigi. Selezioniamo il pennello giusto, lo allarghiamo un pochino, tirando su qui la levetta, ok, ancora un po' più largo, forse così un po' troppo, ok, e andiamo, attenzione qui ho messo, ecco così, facciamo CTRL Z così torniamo indietro, allora selezioniamo il livello giusto, andiamo a mettere questo tipo di pennello qui, andiamo a sfumare un pochino i lati della nostra overlay, lo facciamo da tutti e quattro i lati e così diamo un effetto un pochino più tridimensionale. Bene, ora la nostra overlay è quasi terminata, manca solo la personalizzazione con il nostro nome. Allora andiamo a creare il nostro testo, scegliamo un font, quello che più ci piace, sono scaricabili gratuitamente da internet, lo trovate semplicemente cliccando tipo font download su Google. Andiamo a fare il nostro text, allora ridimensioniamolo e centriamolo al centro dell'overlay, allora l'abbiamo messo sotto gli effetti neon, ora lo spostiamo sopra. Ok, adesso doppio clic andiamo a dargli un effetto, allora qui
Potete come sempre fare quello che volete. Io vi suggerisco di mettere un'ombra. Qui la regoliamo, cerco di avvicinarla abbastanza al testo, regolandone la distanza, la dimensione, eccetera. Poi gli andiamo a dare una sfumatura, la facciamo tipo color metallica, quindi andiamo sotto i grigi e prendiamo il colore che più si avvicina a un metallizzato, che è questo qui. Lo giriamo con l'angolo, lo scaliamo un attimo, scegliamo un grigio un pochino più scuro nei punti laterali e invece quello un po' più chiaro, quindi tipo su, tendente al bianco, al centro, in modo tale che lo stacco sia un pochino più evidente e dia un po' l'idea del metallico e del rotondeggiante. Poi, se vogliamo, possiamo aggiungere, io adesso lo faccio, una piccola traccia sottile sottile, tipo un pixel bianca, e così gli diamo un effetto più splendente. Ed ecco qua la nostra overlay. Bene ragazzi, il video termina qua, spero tanto che vi sia piaciuto, ora avrete tutti gli strumenti per riuscire a creare la vostra overlay personalizzata. Io vi lascio qui sotto in descrizione a 100 like il PSD da scaricare, in modo tale che dovrete solamente cambiare al posto di text, mettere il vostro nome e caricarla direttamente su OBS. Ci vediamo alla prossima, bella a tutti! Ah, prima di andare, non ti sei ancora iscritto?